Cosa dici? Ciao. Non ce la posso fare. Oggi penultimo giorno di scuola. Sono giorni che danno 5 ore per notte. Riesco a tenere gli occhi aperti. E oggi test di kanji e domani il test finale. Solo che sto continuando a lavorare. È una sera e niente. Oppure è finito il cappuccino, mannaggia la miseria. Vabbè, oggi te. Figo sto coso. Porca zozza, dove già essere fuori. Tristezza. In questo momento dovrei correre, ce la faccio. Sveglia. Dopo aver appena mangiato, vabbè, dei biscotti con un litro di latte, con 2 litri di tè, però tanto che corsa alle 6:30 del mattino, almeno l'ho preparata psicologicamente. Mi sembra un video di Naoki Gotti, solo che lui c'è la bici. Fortuna a mezzo secondo da casa, dentro le mura di un lato. Non c'è già più il casino che c'è lo scritto, molto segno. E tutti guardano, come anch'io. No, perché cazzo? Vabbè, adesso
ce l'hai. Vabbè, dopo 3 minuti ne è arrivato un altro, siamo a posto. Tanto tutte le macchine così, a volte non si riesce neanche a entrare perché c'è troppa gente. Adesso essendo tardi, perché sono già passate le 9, c'è meno casino. Cambia da Chiabara. Ancora 10 minuti. Secondo treno che mi si chiude nella faccia. Ecco, viene la messa qui in canale. Sardino in scatola. Adesso sarà a scuola alle 9:30. 9:26 c'è il prossimo treno. Adesso sono i 24. Tra 2 minuti ne passa un altro, fortunatamente. Eccolo qua, non che questo sia meno affollato. Akihabara. Gojousha, arigatou gozaimasu. Sono un po' con le macchine dei pagliacci, no? C'è una mini e ne escono in 57. Nel frattempo studio i kanji per il test. Sono già in ritardo di 3 minuti e devo ancora arrivare a scuola. Ma tanto c'è il bigliettino del ritardo, adesso andiamo a prenderlo. Gente, c'ho fretta. Di nuovo non posso più. Semaforo più lungo della storia.
Direi che ci siamo quasi. Sto cedendo. Tra l'altro l'aria è gelida e brucia i polmoni. Vabbè, i bronchi. Tutto. Primo giorno di esami finito, diciamo che no. Sì, scusate, primo giorno di esami finito, diciamo che lo speech, ovvero la presentazione del tema che avevo fatto è andata molto bene, forse la migliore della classe, il test di kanji anche penso sia andato molto bene, anche perché il professore è stato gentile e ci ha fatto fare un test, quel solito che facciamo di 10 minuti kanji test, con i kanji che sarebbero usciti poi sicuramente nel test vero e proprio, quindi passato tutto l'intervallo poi a studiare durissimo quelli lì, a ripassarli, e forse potrei aver preso anche 100 punti. Poi di solito è molto attento a non far copiare nessuno, questa volta è stato un po' volontariamente distratto, quindi con una compagna di classe molto brava che si è seduta poco lontano da me, forse per aiutare un'altra ragazza che non ne sapeva molto, ci siamo corretti due cose a vicenda, quindi insomma dovrebbe essere andato bene. Domani mi faranno il mazzo perché di grammatica non so una fava. E poi il professore figo mi ha anche chiesto l'amicizia su Facebook, quindi non diciamola ad Andrea, ma questa cosa mi fa un po' felice perché dice che vorrebbe fare poi un viaggio in Italia magari. Vabbè, non diciamolo ad Andrea. Adesso si ritorna a casa, siamo usciti 5 minuti prima perché avevamo tutti finito, e adesso non so se mangiarmi un ramen qua che mi piace molto, dov'è? In questo locale qua che mi piace molto, cavoli, c'hanno anche la zuppina di vongole, non lo so, oppure se mangiarmi un curry a Nishinippori, non lo so. Vabbè, dai, e che risia. Fame. Sono quasi le 2. Bello, questo è Morales. Alla fine appunto ho optato per il curry, solo che è a una decina di minuti dalla stazione. Una decina di minuti da casa e circa 6 minuti dalla stazione di Nippori, e ho lo stomaco che fa rumore, però lo vedo già all'orizzonte, eccolo là. Oggi fortunatamente non dovrei andare al lavoro, ho fatto cambio con la mia collega perché lei aveva bisogno del venerdì, allora subito me ne sono approfittata, così oggi potrò studiare un po', però oggi dobbiamo anche fare il trasloco. Perché poi domani abbiamo solo 2 ore da quando torniamo a casa per levarci dalle balle, quindi oggi faremo il grosso del lavoro, quindi, ma ecco, figurati se non diventava rosso il semaforo appena arrivavo io. E quindi che buon odore di cibo anche qua, questo sembra interessante. E tra l'altro, visto che ho dormito 5 ore per notte negli ultimi giorni e ne lavorate altrettante, sono andata a scuola per 4 ore e ho studiato per altre 2 o 3 al giorno,
sto morendo, andrò penso a dormire un'oretta e poi boh, qualche cosa sarà. Gente, avevo così fame che avrei voluto fare un piccolo video su questo curry meraviglioso, ma non l'ho fatto perché me lo sono mangiato, ve lo faccio vedere in foto. Oggi non abbiamo badato a spese. Eccolo, mi sono presa questo, è la cosa più buona dell'universo, curry con vongole, gamberi e cuttlefish, come si chiama? No, tra l'altro la cosa divertente è che raccontate come sono entrata. Lei dice perché abbiamo qua Andrea e Sara che eri sola solinga, ti eri messa d'accordo? No, sono entrata. E ti sei seduta lì, che abbiamo continuato a parlare in italiano forte, cercando di farci notare, ma sì, associare, ma non ci calcola. Cioè io lì come questo signore, stavo lì e pensavo ai casi miei. Si ma veramente dire. Perché zero, No, troppe cose per la testa. E quindi niente, mi hanno dovuto proprio chiamare di violenza. E quindi boh, stiamo qua a cazzeggiare, invece dovrei andare a dormire e poi studiare. Io dovrei prendere un volo. Ma dai, così. Un'ora. Cosa senti? Sì. Che stanchezza questa vita giapponese. Però la voglia di tornare in Italia non c'è, quindi viva la stanchezza della vita giapponese. Mamma mia. Vabbè, tanto Andrea che gli frega, sta sempre lì a farsi i suoi videogiochi. Ma stavi giocando? A cosa stavi giocando? Stavo guardando come si giustifica, no? Facebook stavo giocando, non lo so, è un'ora che sono qua. Tu racconti le tue cose dei cani magici. No, poi un giorno ve ne parlerò della comunicatrice animale. Medium per cani, adesso è ancora, non è ancora arrivato il momento per questa cosa. Vabbè. Oh, il mio curry, che buono. E si ritorna a casa. È carinissimo qua questo passaggio a livello, che lo so che ci sono anche in Italia, però vederlo nel centro di Tokyo fa un po' fa un po' strano. E adesso vabbè, purtroppo il treno è già passato, quindi non so quando si abbasserà di nuovo. Vuol dire che c'è un bel incrocio di... sei in mezzo alle valle! C'è un bel incrocio di treni. Uno passa qua sotto, uno passa lì sopra, un altro la dieta. Ma non in questo momento. Ecco, l'avevamo appena detto che non sapevamo quando sarebbe passato, ma quel momento è adesso, quindi torniamo indietro per farvi vedere questo passaggio del treno. Magari me ne frega niente, ma non so, a me piace vedere. Che bello. Un bambino che si entusiasma. Non so perché, ma mi affascina questa cosa. Non ti affascina? È una roba d'altri tempi. È vero, sembra un po'. Ma c'è anche dove, a finale? C'è anche a casa mia, però non si usa. A casa da tua non funziona. Anno, vabbè, non vale. Quando ero piccolo si funzionava. Pensavo che ti prendessi quel palo nei maroni, invece l'hai dribblato con abilità. Non ho detto niente apposta, volevo fare. C'è una certa esperienza.